sul vostro quiz preferito. Indovina che tempo! Facciamo entrare la nostra prima concorrente di oggi, Aida! Ciao Aida! Ciao Andrea! Da dove vieni? Vengo da Cremona. Che lavoro fai? Faccio la meteorina. Quanti anni hai? 26. Ah, non mi dimostri! Grazie! Bene, iniziamo subito col gioco di oggi. Perfetto! Metto sulle cuffie. Benissimo, bravissima la nostra concorrente di oggi. Allora, partiamo con la prima domanda. Dopo Turon, Turas, qual è la terza T di Cremona? Tuvaglia o Tetas? Se non sbaglio è Tetas. Complimenti! Passiamo alla prossima domanda! Benissimo, amici! Chi è la famosissima cantante detta Tigre di Cremona? Gina o Mina? Mina! Complimenti, andiamo avanti con la terza domanda! Bravissima la nostra concorrente, ce ne sono poche, come non poche, ma veramente poche. Devo dire che però queste domande sono molto difficili. Perfetto, partiamo con la terza domanda, si concentri. Come si chiama la torta fatta con la farina di castagne? Ci pensi bene? Brisoluna o patuna? Ci pensi? Patuna! Complimenti! Complimenti! Perfetto, andiamo avanti con la quarta domanda prima del domandone finale. Si concentri, mi raccomando. Come si definisce l'odore di Saratse, de Camus o de Marquette? Guardi in basso. Pubblico, silenzio. Silenzio. De Marquette. Complimenti! Andiamo alla domanda finale! Non è mai successo! Intanto guardiamo le previsioni. Previsioni per domenica 12 marzo. In Lombardia al mattino nuvolosità irregolare al nord-est con tempo asciutto, ampi spazi di sereno al nord-ovest. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con ampie schiarite al nord-ovest e locali addensamenti al nord-est. Sul resto d'Italia al mattino nubi sparse su tutti i settori ma con tempo asciutto salvo locali piogge sull'Appennino. Al pomeriggio piogge e locali temporali su Marche, Abruzzo, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stazionarie. Bentornati amici, siamo al domandone finale. Non siamo mai arrivati fino a qui. Ora leggerò l'ultima domanda, signorina Aida, e lei non avrà più nessun aiuto. Dove splende sempre il sole? Su Chrome TV! Bravissima! Ha vinto! Ha vinto il Monte Bremi! Non è mai successo! Complimenti! Grazie! Sapevo che lei era preparatissima! Bravo! Complimenti! Che soddisfazione da conduttore che mi sono portato a casa oggi! Grazie Andrea! Vorrei ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini e vorrei salutare tutti quelli che mi conoscono! Andrea, posso darti un bacio? Sì, prego! Ora sì che sono serena! Ciao amici, alla settimana prossima!